Bentornati su Enjoy Television con i Dattura e pezzi da 90. Anche oggi continueremo a parlarvi di musica dance. L'Eurobeat domina la scena musicale dal 1992 al 95, sia dal punto di vista del gusto che della massiccia presenza nelle charts, e inoltre esso segna la prima svolta nel sound che caratterizza i 90s. La nuova dance è prodotta direttamente per le classifiche per poi diventare riempipista nei dance floor, mentre fino a quel momento, al contrario, avevamo avuto musica comunque figlia dei generi musicali di tendenza quale house o techno, i cui episodi più celebri erano comunque esemplari dotati di maggior popolarità ma sempre riconducibili alla matrice originaria. A nostro avviso questo è il concetto fondamentale per capire la differenza tra la musica dance dei primi anni 90 e quella a venire. Il fenomeno generale di velocizzazione dei BPM che ha luogo a cavallo del 1995, anche l'Eurobeat non sfugge alla regola. Nel contempo assistiamo di nuovo a episodi di musica dance che provengono da mondi ormai lontanissimi e riconducibili a tendenze musicali estreme. Il cosiddetto stile happy hardcore, figlio legittimo delle devastanti e pesantissime hardcore gabber, propone a livello di sound una singolare variante di queste ultime. Su basi velocissime improntate sulle sonorità più estreme vengono apposte melodie allegrissime, talvolta cantate con voci pitchate in alto tramite l'uso di tecnologia e spesso coverizzate ripescando famosi brani dal passato. Successivamente e improvvisamente, a cavallo del 1996, la velocità forsennata dei brani si placa e i groove della musica da club vengono ritarati su BPM più lenti. Il nuovo stile definito Mediterranean Progressive, una variante italiana della trance, spopola in tutto e per tutto e nuovamente assistiamo al fenomeno di una musica dance che attinge il proprio repertorio da un genere musicale di tendenza. Ciò nonostante, la celeberrima Children dell'italianissimo Robert Miles diventa uno dei brani italiani più venduti al mondo di tutti i tempi, il che, considerando che la song è interamente strumentale, è assolutamente singolare. Nel frattempo l'Eurobeat, che ha dominato le charts per almeno un triennio, segna il passo e progressivamente lascia spazio a una dance cantata che dal punto di vista del sound è ispirata alla classica house garage. Si delinea inoltre la tendenza a dare più importanza rispetto al passato agli artisti intesi come interpreti e le etichette indipendenti che pubblicano questa musica devono dar vita a strutture promozionali simili a quelle delle major. Un chiaro esempio della nuova dance è Wanna Be Like Man del 1997 di Simon J, voce già protagonista di importanti progetti Eurobeat quali Network. Portabandiera italiana all'estero della nuova dance è senz'altro Gala, artista milanese dalla spiccata personalità vocale prodotta dal duo Molella e Phil J. Dopo il primo singolo Everyone Is Inside del 1996, l'anno successivo con il secondo Freed From Desire, conquista le classifiche di mezzo mondo imponendo ancora una volta la personalità del sound italiano al di fuori dei patri confini. Forse ancor più del sound proposto in linea con la vigente tendenza è l'originalità interpretativa di Gala a decretarne il formidabile successo commerciale. Dopo Freed From Desire, anche Coming to My Life e Let the Boy Cry, i singoli successivi, riproporranno Gala ad altissimi livelli di popolarità. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. Forse grazie all'onda lunga del grande successo mondiale di Macarena del 1994, circa due anni dopo assistiamo in Italia all'esplosione del fenomeno della musica dance contenente atmosfere latine. Vengono rispolverate e riproposte song appartenenti al repertorio latino in senso stretto, anche dal passato, e ciò determinerà la fortuna di band quali Los Locos che, partendo dalla dance, approderanno poi al mondo dell'intrattenimento nazional popolare. Per diversi anni questo sound imperverserà in lungo e in largo, prima di finire relegato alla nicchia dei balli di gruppo dopo un lento declino.
Termina qui la terza parte di Pezzi da 90 dedicata alla musica dance. Noi ci ritroviamo sempre qui con Enjoy Television la prossima puntata.